Video ricetta della focaccia di Recco. Ingredienti: per l'impasto 400 g di farina, 35 g di olio extravergine d'oliva, 8 g di sale, 200 ml di acqua. Per il ripieno 500 g di crescenza, quanto basta sale, quanto basta olio extravergine d'oliva. In un mixer mettere la farina ed aggiungere il sale. Mescolare questi due ingredienti tra di loro. Aggiungere ora l'acqua a temperatura ambiente, la dose indicativa, se l'impasto non risultasse compatto aggiungerne altra, e poi anche l'olio. Lavorare assieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto e che non si incolli. Compattare quindi l'impasto formando un panetto, avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare per circa mezz'ora. Riprendere ora l'impasto e dividerlo in due parti. Stendere la prima allargandola con le mani e usando il mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile. Rivestire con il primo disco di impasto una teglia del diametro di 28 cm ben unta con l'olio. All'interno distribuire il formaggio a pezzetti. Riprendere il resto dell'impasto e stenderlo, sempre usando il mattarello e allargandolo con le mani. Se questo impasto si dovesse rompere, non è un problema perché la focaccia deve essere bucata in superficie. Chiudere quindi la focaccia con un altro disco di impasto, ripiegando bene i bordi verso l'interno. Sulla superficie della focaccia praticare alcuni tagli. Irrorare con l'olio la focaccia e poi spennellarla in modo da distribuirlo bene. Condire infine con un po' di sale. Cuocere la focaccia di Recco in forno già caldo a 250 gradi per circa 15 minuti.